Benvenuti a Spazio Comics. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi raga sto a fare la schiuma perché porca miseria c'è sta un sole che ci squaglia proprio. Perché ragazzi siamo a Spazio Comics a Colleferro. Proprio perché? Perché come al solito dove c'è sta comics, dove c'è sta cosplay, c'è sto io che vado a rompere palle ai cosplay a fargli qualche domanda un po' così, diciamo. Oggi raga giornata a Kiss, proprio interviste alla Kiss, diciamo, cioè non quindi non i cantanti che si danno il bacio, ma ovviamente raga non prima, aspettate non prima, che come al solito lo sapete già, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai che mo vado a rompere palle ai primi cosplayer che vedo qua in giro. Ecco là, ho visto i primi due, fa mannà. Allora raga, qua ci abbiamo a te, se allora qua ci abbiamo, chi sei tu? Woody, tu sei? Raimi sempre. Allora da 1 a 10, Raimi, da 1 a 10, sì. Dai, è un voto a lui, a sto coso qua. 11. 11, proprio cattiva sei stata. Invece tu dagli un voto da 1 a 10 io sono più buono, le do 100. Gli dai 100, qua, raga, qua proprio vogliamo in alto, vogliamo. Senti, dimmi una cosa del tuo cosplay adesso che non ti piace o che potresti fare meglio. Ma in realtà l'ultima cosa che potevo migliorare era il gilet, l'ho fatto nuovo, la stella l'ho fatta nuova. Ha spellato una mucca per fare una mucca. Quindi per ora per te non, il cosplay non c'ha difetti. Senza, diciamo, se modestie sono perfetto. Peppe raga, la modestia, diciamo proprio. Tu invece cos'è che non ti piace del tuo cosplay che potresti fare meglio? Mi manca un cane. Ti manca un cane, ti manca. Il resto va tutto perfetto. Ti manca un cane, un cane. Sta là il cane. Senti, a lui che ha detto con molta modestia che il suo cosplay è perfetto. Sì. Glielo lasciamo così il voto, glielo alziamo. Guarda, solo se c'è scritto Andy sotto lo stivale. Brava, mi piace, alzalo stiva, c'ha scritto Andy, sì, ce l'ha scritto. Allora glielo alziamo. Allora glielo mille. Alza, allora glielo allora alza, mille. Glielo alza, mille. Ecco. Tu invece, a cos'è che glielo lasci così il voto, anche se gli manca il cane? Va benissimo, così, dai. Glielo lasci così, hai detto 100, Sì, sì. Quindi ragazzi abbiamo un 100 e un 1000, raga, date per bacio. Il bianconiglio, ci abbiamo il bianconiglio con questa qua, con la sposa cadavere, il bianconiglio e la sposa cadavere. Ci ha azzeccato, zi? No, va bene lo stesso. È una volpe, lui per me è il bianconiglio, per me. Voi ragazzi scrivete qua sotto nei commenti, secondo voi è il bianconiglio o una volpe? Io dico che è un bianconiglio. Vabbè, tu sei? Ballora, tu invece sei? L'Olbit. Il bianconiglio. Senti bianconiglio, senti, dimmi un qualcosa del tuo cosplay che non ti piace, che potresti fare meglio. Le unghie, la manicure, all'estetista devi andare. Fagli vedere come dovrebbero essere le unghie. Più appuntite. Senti, dagli un voto a lei da 1 a 10 con sto bel cosplay. 10. Tu invece dimmi qualcosa del tuo cosplay che non ti piace o che potresti fare meglio. Perché l'ho fatto di fretta. Cioè? Praticamente ho preso tutto a casa. Una cosa mi devi dire che potresti fare meglio. Il vestito. Ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti alle che voto gli date a loro. Quindi potresti fare meglio il vestito. Invece a sto bianconiglio che voto gli diamo da 1 a 10? Un milione. E allora raga, qua ci abbiamo 1 milione, 1000 milioni. Datevi un abbraccio, zi. Datevi un bel abbraccio. Qua invece c'è sta Negan, raga. Qua c'è sta. Stai scrivendo a Rick, zi. Ma Rick è morto. Non è morto. Rick.
non è. Non poi si sa se è morto. Invece qua a sto biondone, chi è sto biondone? Chi è sto... sono io. Raga, scrivetelo qua sotto nei commenti chi sono. Lui è Negan. Lui è... sono de De Laurenti. The Witcher, raga, bravo, The Witcher. Senti. Sasha. No. Sì, vabbè, anche. Senti, dimmi qualcosa del tuo costume che non ti piace o che potresti fare meglio. Andò, fa caldo. Qualcosa di estivo, diciamo, di leggero. Sì. Ok, senti, che voto gli dai a lui da 1 a 10? Non classificato addirittura, proprio cattivo alla Negan proprio. E invece tu che voto gli dai da 1 a 10? No, ormai non glielo posso da più, ma distrutto così. Ha distrutto così, raga. Non esisto più, non esisto. E allora, raga, famo pace. Datevi un bel abbraccio, tutte e due. Non gli spacca la testa, vuole, però. Dagliama. Oh, che carino, Negan. Sempre con sta mazza fa un po' inquietante, diciamo. Come ti piace? Tu gli hai cercato l'occhio con la mazza, gli hai cercato. Le cose vengono al pettine. Vedi le cose, hai visto? Qua c'è sto tipo che è alto 10 metri, tu sei... Ma con la maschera sono alto 10 metri. Ma la maschera è alto 10 metri. Chi sei? Chi è? Il personaggio e il nome. Tutte e due, quello che ti Jack pare. Jack Skeleton, tu invece sei? Rhaenyra Targaryen. Senti, diamo un voto a Jack Skeleton da 1 a 10. Che voto gli diamo? Sì. Un voto? Devi essere cattiva, bella stronza. A Jack solo 10. Solo 10. Tu invece che voto gli dai a lei? 100. Senti, qualcosa del tuo cosplay che potresti fare meglio che non ti piace, magari ora come ora, diciamo. Cos'è che potresti fare meglio? Allora, forse trovare una stoffa elastica, perché questa wallarella qua non mi piace. La wallarella non gli piace, raga. Dov'è che sta la wallarella? La wallarella. E poi allargare questo spacco qua, perché lui lo porta molto più... C'è una sarta che ci sta guardando, scrivete qua sotto nei commenti. Senti, invece qualcosa del tuo cosplay che non ti piace che potresti fare meglio? Allora, dovrei rifare decisamente la parrucca. Ma sono i capelli tua questo o la parrucca? È una parrucca. Ah, è una, poi io penso fossi i capelli sua, pensavo. Senti, allora, c'è la parrucca che non gli piace, o lasci lo stesso, no, il voto o l'abbassa. Non capisce niente. Va bene così, va bene. E invece la wallarella a lui glielo abbassiamo un po' il voto, che dici? No, che no, dici? Sempre 10. Allora, raga, qua abbiamo proprio i voti arti, abbiamo. Siamo. E allora, raga, datevi un bel abbraccio, un bel bacetto, doglie. Quasi. Che è successo? Qua sei con... Zorro, tu invece sei? Child, di che cos'è sta di questa? Di Genshin Impact, perché Genshin Impact, raga, non va più di moda, quindi... No, Genshin... Senti, cos'è del tuo cosplay che non ti piace o che potresti fare meglio? Non lo so. Dimmi una cosa, una cosa che potessi fare meglio. Tutto la maschera scorone. Che non c'ho. Dovresti avere una maschera, sì. Quindi, raga, scrivete voi nei commenti qua sotto invece cose che non vi piace dei loro cosplay. Mi raccomando, non fate gli stronzi. Senti, quindi dovresti avere una maschera, sì. E invece tu, il tuo cosplay, cos'è che non ti piace, come potresti spada. Fare meglio? Mi manca una spada e i capelli verdi. No, zii, hanno battuto la spada a Zoro. Hanno fregato la spada. Quelli sono i zingari che stanno qua. L'hanno fregato. Senti, che voto gli dai a sto coso dei Genshin Impact? Che voto gli damo? Da 1 a 10, che voto gli damo? No, sono merita, dai. 9 e mezzo, ci sta. Tu invece che voto gli dai a sto Zoro? Da 1 a 10. Perché non c'hai la parrucca. E la spada che gli hanno battuto. Io faccio parrucche, quindi va bene. Vedi, allora, abbiamo trovato la soluzione. La parrucca gli fa lui. Ce la faccia. E qui, ragazzi, abbiamo un 9 e mezzo. E un 9, raga, datemi un bel abbraccio. E dai, su, date abbraccio a voci tu. Tutti. Allora, raga, qua abbiamo Jack Daniel De Sparro. Quello che ti sei bevuto prima, Jack Daniel. Sì. Poi c'è il Jack della chitarra. Tante ce n'è. Tu quello l'abbiamo visto prima. L'abbiamo visto. Tu invece sei? Sanpei. Ragazzi, scrivete qua sotto, come le altre volte, che voto gli date da 1 a 10 e cose che non vi piace dei loro cosplay. Mi raccomando, non fate gli stronzi. Senti, del tuo cosplay,
cos'è che non ti piace, potresti fare meglio? Poco room. Cioè? Si potrebbe fare meglio con room. Più room. Infatti, gli manca la boccia del room. Che se l'è scolata, ma te la sei scolata prima? No, l'ho visto prima. Ah, l'hai bruciato. No, vabbè. E invece, del tuo cosplay, cos'è che non ti piace, che potresti fare meglio? La parrucca. Un po' alla Renato Zero. È vero, raga, scrivete, ci assomiglia un po' alla Renato Zero col triangolo e il triangolo. Senti, tu che voto gli dai a sto bel Jack Sparrow? Da 10? Bello cattivo devi essere. Cattivi, lo seguo da parecchio, 100 e lode. Lo adoro. Tu invece a sto bel Rubber Luffy, come cazzo vogliamo chiama? Che voto gli dai da 1 a 10? Gli do 9 e mezzo perché così migliora la parrucca. Perché se gli do 10 non lo fa. Non lo fa, bravo, è un 9 e mezzo di ispirazione, di spronamento. E allora ragazzi, qua abbiamo un 9 e mezzo, un 110 e lode tutto. Raga, e datemi un bel abbraccio, zi. Abbracciamoci tutti quanti. Noi invece ragazzi finiamo in caciara. Noi invece ragazzi, se vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale. E se vediamo al prossimo video, scrivete qua sotto nei commenti cos'è che non vi piace del loro cosplay, cosa che la vedo abbastanza difficile. Scrivete qualcosa, l'importante è commentare. Se vediamo al prossimo video, Shokari!